è un bando che tra l'altro è a sportello, è già aperto, scadrà il 17 di ottobre, oggi è il primo giorno che viene presentato, noi siamo la prima regione che cui questo bando si presenta e noi ci auguriamo, ci aspettiamo, lavoreremo perché le aziende abruzzesi con le università, con il sistema dell'istituto di ricerca partecipino e assorbano molta parte di queste risorse. La ricerca è la chiave fondamentale delle industrie del futuro. Le industrie che stanno andando bene in Abruzzo, accanto purtroppo a tante che non vanno bene, ma ce ne sono anche molte che vanno bene, che reggono il mercato, stanno sui mercati internazionali, sono soprattutto le aziende che di più hanno scommesso sull'innovazione e di più hanno fatto ricerca e di più hanno lavorato in rete con le nostre università o con gli altri istituti. Questa è la chiave fondamentale e quindi questo bando dà una grande spinta. Noi, vorrei ricordare, naturalmente abbiamo già investito molte risorse nostre dei fondi strutturali 7-13 sulla ricerca e B, oggi qui spiegheremo, investiremo con il nuovo FESR e altre iniziative sulla ricerca, certo non ci sovrapponiamo a questa in modo che offriamo alle aziende un panel, un ventaglio di possibilità diverse. Presidente Ballone, nuovi bandi per i fondi destinati alle imprese abruzzesi, si tratta di una grande opportunità. Sì, questo è sono degli assi che sono stati predisposti che fanno appunto hanno come finalità quello di stimolare ulteriormente gli investimenti. Sono bandi che noi come Confindustria sollecitiamo nella emanazione perché registriamo qualche ritardo, ma credo che stamattina verranno fuori soluzioni operative dirette.